Beh, sostenibile vuol dire tutto, tutto e niente, perché sostenibile è tutto, dal paesaggio allo sviluppo, all'attenzione alla disabilità e così via. Quindi, entrando un po' nel merito, poi loro spiegheranno meglio di che cosa si tratta, ma il Comune di Perugia, l'amministrazione, ha aderito. Addirittura con una delibera di giunta del 61 del 22 febbraio 2017, abbiamo accettato di sottoscrivere un accordo di partenariato per la realizzazione del progetto proposto. E il partenariato è appunto con l'Associazione Culturale Produttori di Pace, di cui la professoressa Ducato è presidente, e l'Associazione Culturale Biosfera, di cui è presidente il dottor Pierluigi Trequattrini, e qui abbiamo il professor Ciani, che è referente del progetto. Questo è l'anno internazionale del turismo sostenibile, ma siamo anche l'anno in cui partono i 17 obiettivi per lo sviluppo sostenibile. E quindi l'anno internazionale del turismo sostenibile per lo sviluppo va e marcia dentro questo quadro di riferimento. Infatti, le cinque azioni fondamentali che questo anno internazionale a livello globale così si è dato sono: uno sviluppo economico sostenibile e inclusivo, una inclusione sociale, impiego e riduzione della povertà, l'efficienza dell'uso delle risorse, la protezione ambientale e il cambio climatico, i valori della cultura e la diversità e i valori del patrimonio culturale, e poi un'intesa, una comprensione mutuale, la pace e la sicurezza. Quindi queste sono cinque azioni chiave che sono però dentro almeno cinque altrettanti dei 17 obiettivi delle Sustainable Development Goals. Queste cinque aree fondamentali poi prevedono quattro azioni importanti. Una è l'advocacy e l'awareness raising, cioè quindi la difesa e la promozione della consapevolezza. Io direi che il nostro progetto è incentrato soprattutto su questa prima azione. Quindi noi vogliamo sostanzialmente proteggere, ma promuovere la consapevolezza che in questa realtà, per tutto quanto è stato detto, i valori, il verde, il Laudato Si', la tradizione storica di Francesco, eccetera, eccetera, siamo nelle condizioni sostanzialmente di poter rafforzare questa immagine complessiva del turismo sostenibile. Scuole primarie e scuole medie, perché da loro parte tutto, in quanto l'acquisizione di modalità è importante in questa fase, così primaria, soprattutto deve essere comune, dobbiamo sostenerli, accompagnarli, essere in gruppo nel fare questo. Per i ragazzi più grandi ancora una proposta di competenze, quindi proporre le riflessioni, il bando di concorso sul turismo sostenibile, io nel turismo sostenibile, e proporre loro dei luoghi dove intervenire, delle modalità di intervento, delle proposte di soluzioni per poter fare questo. Io credo che sia anche un passo molto importante per l'Umbria in questo momento perché quantomeno l'amministrazione di Perugia ha aderito con grande entusiasmo e tra l'altro tutto questo verrà anche posto nel sito delle Nazioni Unite, quindi una forma ulteriore di promozione delle nostre specificità. L'Umbria ancora una regione a misura d'uomo, Perugia una città a misura d'uomo con una potenzialità enorme da far conoscere, e questo anno in particolare sarà un anno in cui Perugia deve mostrare tutte le sue specificità. Così i nostri ragazzi, accompagnati, presi per mano a prendersi cura, a prendere consapevolezza delle cose, ne diventeranno progressivamente custodi, custodi consapevoli e in fondo anche pacificati con la realtà esterna e pertanto anche con se stessi. E questo è il modo di declinare effettivo la pace con la realtà in cui noi viviamo. La scuola media è da lì che dobbiamo ripartire. Le radici in fondo è da recuperare per una sensibilizzazione, per una consapevolezza. Non possono che essere loro, i bambini più piccoli, e farli crescere nella consapevolezza della grande bellezza e della grande fragilità.